Francesco Montervino alla 67esima edizione della Coppa Carnevale a Viareggio. Ha avuto modo di vedere il Napoli ieri vittorioso nell'esordio contro il Pactacor per 3-1. Quali sono le sue impressioni sulla primavera di mister Saurini? Onestamente ieri ancora non ho avuto l'occasione di vederlo perché ero a Milano per la fine del calciomercato, però domani sicuramente coglierò l'occasione per vederlo all'Opera contro il Verona. Dal Napoli primavera a Napoli prima squadra, domani c'è un importante impegno contro l'Inter. Come vede la partita di quarti di finale? È sicuramente un obiettivo importante per il Napoli, è uno degli obiettivi di stagione. Chiaramente si cercherà di fare il risultato per dare una soddisfazione ai tifosi, anche perché con il raggiungimento della fase finalissima, insomma, della Coppa Italia è un'ulteriore, ripeto, soddisfazione che si può regalare. Lei che è stato uno storico capitano azzurro, quali consigli si sentirebbe di dare all'attuale capitano azzurro Marek Hamsik? Marek non ha bisogno di consigli, sicuramente è un ragazzo dalla professionalità e dall'intelligenza unica che saprà decidere lui e capire lui cosa fare in questo momento, quindi non mi permetto di dare i consigli, gli faccio solamente un grande in bocca al lupo. Il futuro di Rafa Benitez è ancora in bilico, non si sa quale decisione prendere da qui a fine stagione. Quanto sarebbe importante che Benitez restasse a Napoli? Ma sicuramente se dovesse restare si continua un percorso di crescita che la società sta facendo ormai da 10 anni a questa parte e che l'ha vista protagonista sempre di più ogni anno, però poi ecco, se non dovesse essere così sicuramente la società saprà prenderne atto e saprà optare per altre soluzioni che sicuramente faranno il bene del Napoli. Grazie a voi. Grazie.